piede dopo l'altro mi porta ad allontanarmi dai sassi verso alcuni alberi. Ciò che mi circonda, il riflesso delle pietre accecante, il silenzio assoluto come non l'ho mai provato nemmeno nel sonno più profondo, mi libera la mente. Quante volte non vorresti voglio pensare uscire, proprio voglio capire futuro, meglio dove mi trovo, voglio esplorare il luogo, cosa che non mi sono mai piaciuti fare quei lavori che ti identificano. Lui è avvocato, lui è commerciante, lui è falegname, lui è medico. In lui, credo, resta sempre lui. Guardati intorno, ci sei tu, la terra sotto di te, la natura che ti circonda e nient'altro. Certo. In questo posto non c'è tempo, vedi, la vita meglio, che conduce. C'è tutto il tempo che ci serve per fare fuori tutto quello che posto, dobbiamo fare. Porta confusione. Vivere nel ricordo o pensare all'anticipazione proiettandosi verso il futuro quotidiano. Ci crea una sorta ma di ossessione. Ma sappi che sei capitato nel posto giusto, perché a tutto c'è soluzione. Il segreto è la condivisione, mi ripeto ogni mattina. Il segreto è ascoltare. E questo è l'unico antidoto contro la morte in vita. I se fossi stato, i se avessi avuto ed i se avessi fatto, lasciamoli alla loro vita. In pratica ogni persona ha un'immagine diversa della vita, di ciò che accade, ed interpretandola in modo diverso sente emozioni diverse ed agisce in modo diverso. Ti confesso una cosa alla fine di questa storia, non hai bisogno di cercarmi o di venire qui per trovarmi, perché io sono ovunque, io sono dentro di te, io sono te. Credo che nella vita di ciascuno di noi arriva il momento di fermarsi, svuotare la mente, respirare piano e mettere un punto, come se fossimo alla fine di una frase, alla fine di una strada, di una storia. A scuola la chiamavano ortografia, io lo chiamo semplicemente coraggio.